Questo è un percorso di formazione in psicoterapia, non è una religione, non è un percorso spirituale necessariamente. Certo che per le caratteristiche del percorso formativo, che è un percorso transpersonale per cui richiede una trasformazione, un intento di realizzazione del proprio sé, è contiguo con il mondo della religione e soprattutto della spiritualità, ma non coincide. Quindi se noi confrontiamo il cristianesimo, il buddismo con la psicoterapia transpersonale, facciamo una confusione di piani, o con la biotanasi energetica, la quale è una disciplina psicospirituale, quindi psicoterapeutica, che certo per sua caratteristica trascende un po', anzi trascende molto i confini della psicoterapia e va verso una via di realizzazione spirituale. Però è evidente che un percorso di realizzazione spirituale è un percorso che si fa per tutta la vita, non è un percorso che si fa per 4 anni una volta al mese, pur impegnativo. Quindi dobbiamo avere chiaro il contesto e fino a dove può arrivare, e anche quindi gli ottenimenti. Per quanto riguarda un cammino spirituale, possiamo dire che un approccio come quello della biotransi energetica fornisce delle skills, delle capacità, delle comprensioni, mappe e modelli, conferisce un metodo per stare sulla via. La via è la nostra, qualsiasi essa sia, sia una via laica, sia una via spirituale, sia una via religiosa, sia una via sciamanica. Non entra nel merito della via che noi stiamo percorrendo, fornisce però un metodo per percorrere nel modo migliore. È alleata a chi voglia seguire una via cristiana, una via sciamanica, una via buddista e via di seguito. In più, psicoterapia, il fatto che il range di intervento della psicoterapia transpersonale sia più ampio non deve farci dimenticare che comunque lavoriamo con delle persone che vengono da noi fondamentalmente perché hanno un problema. Che sia un problema personale, che sia una crisi psicotica che noi leggiamo come crisi spirituale, che sia un problema al quale offriamo un contesto evolutivo, però comunque tendenzialmente le persone vengono per un problema che dobbiamo saper aiutare a risolvere. O sempre più spesso arrivano anche persone la cui vita non è più soddisfacente, stanno cercando altro, quindi stanno cercando appunto un accesso transpersonale, per cui può capitare che vengano da noi persone che vedono la normalità come la patologia, come la condizione di malessere, e quindi vogliono percorrere un percorso appunto di accesso al superconscio, di sviluppo delle qualità e delle potenzialità. È sempre però un percorso mirato a una relazione d'aiuto, e quindi noi dobbiamo avere questi strumenti. Non è che noi ci occupiamo dell'amore incondizionato, noi sappiamo che semmai le nostre mappe ci dicono che in un percorso evolutivo uno dei risultati che si può raggiungere in termini di manifestazione transpersonale è che si hanno degli accessi all'amore incondizionato e via di seguito. Però, come dire, poi uno se vuole incarnare l'amore incondizionato ne deve fare di strada, a mio avviso. Questo anche per dire che certamente molti magari sono più affascinati dall'esperienza in sé, dall'esperienza interiore, dall'esperienza transpersonale, dall'esperienza estatica, e meno da tutto il contorno, sia esso di mappe e modelli epistemologici, sia di fare feedback, piuttosto che, ancora una volta, tornando al concetto di formazione, quello che vi dovete aspettare è di ricevere una formazione che vi dia un'ontologia, un'epistemologia, faccia riconoscere una fenomenologia e agire con una metodologia. Per offrire questo è stato pensato un percorso che richiede lo studio, la comprensione teorica e via di seguito anche. Quindi è questo che vi dovete aspettare, è questo che vi viene offerto, pur riconoscendo il valore di ogni aspetto. Perché un approccio transpersonale integrale ha un'altra, come dire, dimensione ulteriore, potremmo dire. O questa è la differenza, per esempio, con certi approcci spirituali o religiosi. Ti dice, guarda, che avere chiaro qual è la tua epistemologia personale e l'epistemologia del metodo è una cosa fondamentale e è connessa, è la stessa cosa dell'esperienza, non è diverso. Influisce ogni tua esperienza nel mondo. Quello che tu vivi è sempre letto attraverso un'epistemologia personale. Se tu non hai chiaro qual è, noi ne stiamo chiarendo una, se tu non hai chiaro qual è, ne hai una confusa, perché ce l'hai sempre. Ognuno di noi ha delle mappe mentali, chiunque, però non sa di averle spesso, oppure ne ha di confuse, o ne ha di dogmatiche. Abbiamo gli stadi di pensiero, no? E quindi le varie mappe epistemologiche che ognuno di noi può avere, nel nostro modello, preso anche da Wilber, stiamo dicendo, guarda che
l'insieme del tuo pensiero, quindi l'insieme delle tue mappe epistemologiche, può essere arcaico, magico, mitologico, razionale o transpersonale, quindi causale, psichico, causale, eccetera. Quindi si può riconoscere il tuo sistema di pensiero all'interno di uno stadio evolutivo. E dice, guarda che molto spesso il livello più elevato dell'umanità a livello proprio di massa è, come sappiamo, il pensiero razionale. Ma c'è una estrema influenza ancora del pensiero mitologico, se non magico superstizioso, e l'intento della psicologia transpersonale o di questa formazione è di fornire delle mappe, dei modelli funzionali a un pensiero sovrarazionale, che noi stiamo chiamando integrale, però che è legato ai livelli più elevati di pensiero, quindi secondo la definizione e di Wilber e della filosofia perenne, psichico, causale, non duale, per intenderci intuitivo, analogico. Quindi l'insieme delle mappe epistemologiche sono funzionali ad avere uno stadio di pensiero. Cosa vuol dire? Che organizza tutta la tua esperienza, qualsiasi aspetto della tua esperienza, in un livello che si presume essere più complesso e quindi più funzionale all'evoluzione che non quelli sottostanti, trascesi inclusi sottostanti. Per questo io do così importanza a tutto questo, e anche quello che caratterizza la differenza da una epistemologia religiosa, da una epistemologia tradizionale, da una epistemologia sciamanica, che molto spesso, come abbiamo detto, cerchiamo di trascendere e includere. La triade sciamanica è una dimensione che viene da una struttura che è profondamente legata alla metodologia dello sciamanesimo. Però non si vuole identificare con lo sciamanesimo, perché ti dice, guarda che però il sistema di pensiero, il sistema epistemologico nel quale alcune metodologie sciamaniche nella BTE vengono proposte, è però diverso. L'epistemologia con la quale viene letto, proposto, eccetera, è diversa. E questo non è solo, ripeto per la millesima volta, non è solo teoria, è integrale, cioè non la separi. Non separi l'atto che tu stai facendo da come tu lo leggi o interpreti, o da come tu lo offri alla persona, dal contesto che individui. Questo vuol dire transpersonale integrale. Questo deve essere compreso, se possibile. Quindi cercate di non dividere. Ah sì, ma io non riesco, mi piace di più quando danziamo fuori col tamburo che non quando parliamo, perché questo è teoria e quello che conta invece è l'esperienza. Non è vero, questa è esperienza e quella è esperienza. Quella è teoria e questa è teoria. Teoria e pratica è una cosa sola, a meno che la mia mente la divida. La mente razionale non vede che c'è pratica in questo momento e che c'è teoria quando sei là, perché teoria, ripeto ancora, è osservazione, contemplazione dell'esperienza. Il modo col quale tu sai vedere quello che stai vivendo è la tua teoria. Se io mi ricordo solo alcune cose di quelle che vivo, o le leggo solo secondo una mappa più ridotta che si identifica con il mio personaggio, non vedo che sta succedendo qualche cosa, perché non lo leggo, non ho il nome da dare a quella cosa lì. Quando si dice che il verbo crea. Se io nomino una cosa, è ovvio che se non c'è, non c'è, ma se io nomino una cosa che è nel campo, che è successa, che sta succedendo, che è alla portata, quella cosa io la posso riconoscere. Questo stiamo facendo quando facciamo le cose alla lavagna, quando mandiamo le mappe. E questa è una delle profonde differenze che ci sono. Diagnosi, protocollo, DSM-5, anche quella è un'epistemologia. Il comportamento umano può essere normale o può essere patologico. Definiamo i vari insiemi di comportamenti patologici e li curiamo. Questa è un'epistemologia. Se voi non avete chiaro che la vostra epistemologia è un'altra, entrate in confusione, in conflitto. Leggi i fenomeni secondo un altro che trascende e include, perché poi abbiamo le posizioni psicodinamiche, una costellazione di comportamenti, però non lo definisci come sintomi di una patologia, li definisci come passaggi evolutivi che manifestano una determinata fenomenologia. Ti devi aspettare una formazione come questa che ti offra strumenti per agire sul piano integrale di ogni manifestazione, cioè per agire sul quadrante. Questi qui sono i quattro quadranti di Wilber modificati, che ti offre strumenti per agire sul piano io me stesso. Quindi diciamo sempre, guarda che prima di tutto conta che tu compi il tuo percorso di trasformazione. Quindi quello che puoi chiedere è una formazione che ti aiuti a vivere un percorso di trasformazione e a padroneggiare il trans con te stessa.
con te stessa, no? Il self-mastery, strumenti per lavorare con me stesso e su me stesso. Poi ovviamente strumenti per io tu, per la relazione d'aiuto e quindi per portare quello che io ho imparato nel viaggio su di me sull'altro, quindi ti devi aspettare che ti fornisca strumenti per lavorare con le persone che vengono da te, ovviamente. Poi ti devi aspettare che ti fornisca, quindi qui c'è l'epistemologia, che ti fornisca culture. Io o noi vuol dire io e il sistema culturale di riferimento, che ti fornisca un sistema culturale, cioè un'epistemologia a sostegno della tua prassi con te stesso e con l'altro. Io loro, e che ti fornisca gli strumenti per stare in società, nel mondo, come una persona che ha questo tipo di padronanza con se stesso e con l'altro, quindi la posizione nel mondo, nella società. Quindi se non riesci ad occupare il tuo posto nel mondo, tutto questo diventa vano. Quindi ti devi aspettare di acquisire strumenti in tutte queste direzioni. Dovete vederla come un'iniziazione, una trasmissione di insegnamenti che poi dopo diventano dei semi che crescono nella vostra vita, a vostro modo.